Questione, quella diciamo più legata alla situazione chiancianese che riguarda le terme attualmente sono aperte come presidio sanitario, ma ci sono preoccupazioni per il futuro, anche per il pagamento stesso degli stipendi dei lavoratori. Ecco, diciamo dal suo punto di vista, essendo le terme ovviamente fondamentali per il settore anche alberghiero locale, come dovrebbe muoversi in questo momento la politica circa appunto il futuro delle terme? È evidente che l'azienda Terme è un'azienda strategica per la comunità di Chianciano e rappresenta l'identità insieme a quella alberghiera. Quindi, come dobbiamo muoverci? Noi l'abbiamo come associazione albergatori sottolineato ormai da diversi anni e siamo stati spesso soli nel sottolineare quello che sarebbero state le criticità che oggi purtroppo si stanno verificando una dopo l'altra. Prima di tutto è stato il bando che è andato deserto, poi la difficoltà dei soci di intervenire avendo messo in liquidazione l'immobiliare e poi questa situazione straordinaria legata al Covid che però ovviamente si ripercuote su un'azienda che viveva un equilibrio fragile, quindi di fronte a una fortissima riduzione dei fatturati avrà inevitabilmente le difficoltà. E qui di nuovo torneremo a quello che noi abbiamo più volte ricordato, più volte detto, non ultimo anche nel Consiglio Comunale Aperto che fu convocato su nostra sollecitazione, che ci devono fare la loro parte e la loro parte è quella dell'azionista di maggioranza relativa, in particolare il Comune e la Regione, e mi riferisco alla Regione soprattutto. È necessario che le istituzioni creino le condizioni per la continuità aziendale di questa che è l'azienda strategica per eccellenza di Chianciano, quella che ne rappresenta l'identità e in qualche modo il motore trainante, altrimenti non si possono immaginare politiche di promozione e di rilancio della destinazione qualora non ci fosse continuità aziendale nelle terme di Chianciano. E poi probabilmente va avviato un percorso diverso da quelli che sono stati fatti fino adesso per l'acquisizione di un partner industriale, ma comunque tutto passa dalla necessità di mettere in sicurezza l'azienda in questo momento e questo lo possono fare solo i soci attivando le proprie risorse. Ecco, appunto, tra i soci citavi appunto la Regione, peraltro la delega al termalismo è stata appresa e voluta anche dallo stesso Eugenio Giani, presidente della Regione. Le chiedo che segnale è questo appunto del termalismo tenuto dalla massima figura rappresentativa della nostra Regione e se, qual è comunque il suo giudizio complessivo sulla nuova squadra di governo della Regione Toscana, in particolare su Leonardo Maras, con cui avrà inevitabilmente ovviamente dei rapporti più continuativi. Partendo dal tema delle terme, sicuramente un segno di attenzione che il Presidente Gianni ha voluto dare al comparto e che potrebbe permettere, come io auspico, anche una velocità nelle decisioni nel momento in cui vengano prese. Ecco, questo quindi è un segnale che ho colto in maniera positiva. Per quello che riguarda il tema della giunta, è una giunta che in parte viaggia in continuità. Come persone, penso a Stefano Suoffo, penso anche ad altre persone che comunque erano in consiglio regionale, come appunto Leonardo Marras, che vengono da un'esperienza della passata amministrazione regionale, del passato consiglio regionale, e con i quali in qualche modo già abbiamo delle relazioni allacciate, in particolare con l'assessore Marras, abbiamo fatto del lavoro interessante in questi 5 anni. Sicuramente è una sfida importante quella dell'assessorato all'economia, un assessorato molto articolato perché l'economia toscana è un'economia articolata e che però ha delle sfide enormi di fronte vista la congiuntura economica che stiamo vivendo. Noi lavoreremo a stretto contatto con la Regione, rappresentando come sempre le necessità del comparto turistico ricettivo in particolare, ragionando di turismo a 360 gradi comunque, e con l'ambizione di tenere dentro le politiche industriali di sviluppo della regione il settore turistico come uno dei volani principali per il recupero nel momento in cui ci saranno le condizioni per una ripartenza superata la pandemia in corso. Ecco, per concludere, diciamo, ritorniamo brevemente a Chianciano Terme. Le chiedo, il sindaco qui in trasmissione da noi ha promosso
un'attività che partirà nei prossimi mesi attraverso un bando di assegnazione di circa 350.000 euro per la promozione del prodotto Chianciano, quindi un prodotto che lui ritiene finito, a differenza di Piccinelli che si promuove invece di costruire il prodotto Chianciano. Ecco, in questo senso lei come cosa pensa? Esiste attualmente un prodotto Chianciano vendibile sul mercato oppure andrebbe costruito magari coinvolgendo anche le stesse associazioni del territorio? Chianciano ha proprio una dinamica di una città multiprodotto, per cui dentro questo panorama di una città che offre dal benessere al sanitario, allo sport, all'enogastronomia, ovviamente ci sono dei prodotti più strutturati e dei prodotti che lo sono inevitabilmente di meno. Quindi probabilmente non c'è uno che ha ragione e uno che ha torto, probabilmente sono vere in parte entrambe le cose. Il tema è quello di costruire quello che ancora non è costruito e cambiare quello che c'è da fare qualora sia necessario farlo. Apprezzo che finalmente l'amministrazione comunale decida di fare un bando sulla promocommercializzazione turistica. C'è una commissione speciale dedicata al rilancio di Chianciano, per cui speriamo che prima del bando ci sia una convocazione della commissione e poter concertare assieme alle categorie economiche gli elementi di questo bando. E magari, ecco, può essere un primo percorso della costruzione del prodotto in quelle parti in cui magari è mancante. Ecco, diciamo, un'ultimissima domanda, giusto per concludere. Diciamo, negli scorsi giorni il sindaco ha anche confermato l'evento natalizio e da questo punto di vista in estate vi eravate espressi contrariamente a questa iniziativa. Qual è il vostro punto di vista in questo, arrivati appunto ormai quasi a novembre? Ha ancora senso per di parlare appunto del villaggio di Babbo Natale oppure la destacionalizzazione della turistica è comunque qualcosa di inadatto, almeno attualmente a Chianciano? Ma guarda, innanzitutto ringrazio per la domanda perché mi permette di far chiarezza su una cosa. Noi non ci siamo mai espressi in maniera favorevole e contraria rispetto all'organizzazione dell'evento in quanto tale. Noi ci siamo espressi in maniera negativa nell'utilizzo di risorse pubbliche a sostegno di quell'evento, che è una cosa completamente diversa. Nel momento in cui ci sono dei privati che decidono di fare un'iniziativa, liberissimi di farlo, ecco. Noi abbiamo detto che non era opportuno continuare a investire risorse pubbliche in quel tipo di format perché il risultato economico degli ultimi anni non giustifica a nostro avviso più quel tipo di investimento. A maggior ragione in una dinamica legata a quella della pandemia Covid che stiamo vivendo, che compromette fortemente questi tipi di eventi che portano in qualche modo naturalmente all'aggregazione e in ultima analisi anche perché quelle poche risorse disponibili le dobbiamo concentrare sulla prossima stagione estiva, che sarà quella che ci permetterà, con grande difficoltà, se riusciremo, di sopravvivere come destinazione turistica. Quindi, ecco, da parte nostra, massima disponibilità a collaborare nel momento in cui l'evento ci fosse. Quello che noi riteniamo importante è che non vengano utilizzate risorse pubbliche per sostenere qualche cosa che non ha una ricaduta rilevante dal punto di vista turistico. Se poi dei privati vogliono investirci a farlo, la libera iniziativa economica è tutelata dalla Costituzione ed anzi, è bene che chi decide di farlo lo voglia esercitare a Chianciano e non altrove.